Cari amici, cari amiche, benvenuti. Andiamo oggi a vedere la settimana, lo faremo grazie all'astrologia, ma anche grazie alla cartomanzia con i miei tarocchi. Ti invito a guardarti il video praticamente per l'oroscopo, per le previsioni sia del tuo segno zodiacale, sia del tuo segno ascendente, sia per quello in cui hai la luna, per avere una previsione molto più accurata. Ok? Ti lascio al video, buona visione. Ciao Bilancia, andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale, vediamo l'oroscopo settimanale 7-13 settembre 2020. Lo chiederò ai miei tarocchi fra un attimo, ma adesso guardiamo l'astrologia, quindi le stelle, vediamo i transiti. Allora, qui il transito più bello per te sicuramente per la settimana è quello di Venere in Leone, che ti cammina, quindi sestili al sole, e Mercurio in Bilancia, e ci entra proprio il 7, quindi fra il 7 e l'8 di settembre ci sono questi due transiti, questi due movimenti che ti porteranno senz'altro buone nuove, ok? L'unico neo permane ancora per te questo Marte in Ariete che si oppone al tuo sole. Quindi qui non mancheranno litigi, nervosismi, attacchi magari da persone esterne, gente che ci farà arrabbiare, litigi con il partner o comunque con il sesso maschile, ma d'altro canto avremo magari delle amiche, il sesso femminile che sarà dalla nostra, ci sosterrà, ci aiuterà, la nostra femminilità che non mancherà di essere notata dagli altri e bla bla bla. Qui c'è anche, come dicevo, Mercurio sul Sole in Bilancia, messo insieme a tutto il resto. Io da questi transiti ci posso vedere anche delle lusinghe molto carine, quindi sicuramente potreste essere corteggiate o corteggiati, va bene? Anche se magari in maniera, insomma, anche un pochino troppo boom, capito? Perché Marte in Ariete, insomma, è un pochino zotione, un pochino troppo diretto, quindi anche delle avance un po' troppo dirette per il gusto della Bilancia, che è molto così, va bene, ma vediamo i tarocchi se me lo confermano e cosa ci aggiungono. Allora, vediamo cosa accadrà al segno zodiacale Bilancia durante la settimana 7-13 settembre 2020. Qui ci può essere anche, se fate parte di un'associazione, di una congrega di persone, dei contatti anche, degli affetti che vengono da lì, quindi delle soddisfazioni o una persona in generale che frequenta quel luogo che ci farà sentire belle, belli o importanti, insomma, che ci farà sentire a nostro agio. Lì staremo bene. Allora, andiamo a vedere Bilancia 7-13 settembre 2020. Ah, ne sono uscite due. A tutto ciò un perché. Allora, Bilancia dal 7 là. Allora, qui abbiamo rivisto o risentito una persona che a noi piace o piaceva assai. L'abbiamo rivista, l'abbiamo risentita, magari dopo un po' di tempo che non si faceva più sentire, che ci ha fatto anche incavolare. Scusate, a volte mi viene incavolare. Quindi qui l'abbiamo rivista e risentita. Qui ci potrebbe essere stato in passato un'arrabbiatura, un tradimento con questa persona, o almeno così ci ha fatto sentire, però c'è sempre mancata. Cioè, qui abbiamo a che fare, in poche parole, tutte le carte mi parlano di tempi lunghi, di vecchio, vecchio, di passato.
con questa persona con cui abbiamo avuto a che fare, persona importante per noi, a cui noi teniamo sicuramente molto. Ecco, qui c'è questa persona che a noi piace molto e alla qual persona noi piacciamo, cioè qui c'è un'attrazione, un bene, diciamo così, reciproco, potrebbe tornare a farsi sentire. Non solo potrebbe tornare a farsi sentire, la potremmo anche vedere, vedere o rivedere naturalmente, va bene? Non so se la rivedremo dopo un po' di tempo, fatto sta che qui ci potrebbe essere anche una distanza abbastanza grande, chilometrica, magari o eravamo in viaggio, o semplicemente viviamo in due città diverse, bla 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 bla. Ok? Fatto sta che qui c'è un qualcuno del nostro passato che si rifà vivo, che si rifà vivo, che potremmo reincontrare. Qui c'è anche un successo lavorativo per voi della bilancia, eh? Qui c'è anche un qualcosa, una notizia molto importante, quindi magari qui c'è un qualcuno in passato che ci ha notato, che ha notato il nostro lavoro, ok? Diciamo siamo state scoperte, non so come meglio dire. Che ci può portare, diciamo, ad un lavoro, prima cosa, che ci piace molto, quindi magari un lavoro che ci piace fare, che ci dà soddisfazione, che facciamo con amore, e ci può portare a una certa visibilità, a un certo successo lavorativo. Insomma, qui è molto molto positivo, per quanto riguarda il lavoro, questa stesa. Quindi qui la bilancia, insomma, bene, bene durante questa settimana. Quello che vedo è anche la rabbia che abbiamo provato, ma che potremmo provare ancora verso una persona in particolare, o magari verso più di una, per carità di Dio. Ok? Fatto sta che qui però la bilancia in questa settimana è in ripresa e lo vedo infatti dai transiti molto favorevoli, come vi ho detto prima, dall'astrologia, sia per quanto riguarda i contatti, quindi le relazioni con gli altri, ma anche per quanto riguarda il lavoro, quindi molto molto bene. Andiamo a vedere in amore che cosa ci dicono ancora queste carte, vediamo. Allora, per la bilancia, come andrà l'amore dal 7 al 13 settembre? Per il segno della bilancia, come andrà l'amore dal 7 al 13? Separazione, vedi? La separazione che c'è stata qui la vedo. Qui c'è una persona lontana. Bilancia 7-13 settembre. Conversazioni sincere, eccola là. Qui c'è una conversazione dopo una separazione ed è esattamente quello che abbiamo visto. Ne voglio tirare un'altra per chiarirmi le idee. Bilancia. Che c'è scritto? Leggete, cosa c'è scritto? Che dici? Ecco, relazioni delle vite passate. Ed è esattamente quello che ci hanno detto i tarocchi, il passato, che dopo una separazione, un litigio, una rabbia, chiamalo come ti pare, fa conversazione, quindi si fa risentire, ci riparlerai. Una persona del tuo passato con cui hai chiuso nel passato. Vabbè, chiuso può essere naturalmente un litigio, un battibecco, ragazze, qui stiamo parlando di una settimana, non della vita, ok? Andiamo subito a vedere anche i segni zodiacali a questo punto, vediamo di capire chi è. Allora, con quale segni zodiacali avrà a che fare la bilancia durante la settimana dal 7 al 13 di settembre? Allora, qui mi è volato il Capricorno, il Sagittario, la Bilancia stessa, il Cancro, il Toro, il Cancro di nuovo, quindi ci viene confermato. Ne tiro un altro e poi siamo a posto a questo punto. L'Ariete e i Pesci. Ok? Allora, Pesci, Ariete, Toro, Cancro, Bilancia, Capricorno, Sagittario. Quindi fammi sapere nei commenti questi segni zodiacali se li riconosci e la situazione che stai vivendo. Dimmi, dimmi, dimmi perché mi interessa. Io ti leggo sempre, nei commenti li leggo tutti. Ok? Mi raccomando, un bacione in bocca al lupo, alla prossima. Ciao!